signora che... Dimmi, dimmi, cosa vuoi? Cosa vuoi, Antonella? C'è una signora che vuole partecipare. Va bene, andiamo a sentire. Andiamo a parlarci. Andiamo, andiamo a sentire chi è. Andiamo a sentire chi è. Venga. Tre signore. Ancora i Maggiotti. Andiamo a sentire chi è che vuole partecipare. Venga qua, venga qua. Non lo so, vado a sentire un po' chi sono. Vado a sentire un po'. Cosa volete fare voi? Si vince un po' di sughi, le morette, il buon pasto. No, è una sciapata, proprio anche deficienti la fa giocare. È tutta questione di fortuna, vero? Andiamo a sentire di qua chi vuole giocare invece, questi di qua. Venga, venga, venga con me, venga, venga. Guarda, questi sono tutti quanti potenziali concorrenti. Chieda un po' questi qua, dove vengono, cosa fanno. Da dove venite, cosa fate? Perché siete qua? Perché siete qua? Due fiorini. Due fiorini. Guardi quanta gioventù abbiamo qua. Siete tutti giovani qua. Hai visto, signora? Siete fatti la figuraccia qua tra qui. Signora, su. Come no. Il pesce, per forza. C'è una cotoletta di vitello, stasera niente. Solo pesce. Pesce azzurro. Perfetto. Ci vediamo dopo allora. Bene. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Gliela avanza tu. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Carissimi amici di Rossini TV, inizia un'altra grandissima puntata del Pesce Azzurro Quiz Show! E con chi inizia? Quella grande, fantomatica, lei sempre, sempre super energetica, Miss Rosa Della Cecca! Esatto, tanta energetica stasera! Che c'ha, signora? C'ho le gangofie da stamattina che corro come un cavallo, trotta. Ma come corre come un cavallo? C'ho sfizzo gita marotta. Ma signora? La gamba è trotta. Ma non è possibile. Sono gita a Mondavio. Guardi là, guardi là. A Anna Pulitina Malecere. È un macello perché fa un sacco di lavoretti. Come le cere? Lei pulisce le cere di Mondavio. E le cere, cioè, a Mondavio c'è il museo delle cere. C'è una polvere lì che... Da glaciera a malacera. Giustamente. Allora, che facciamo stasera? Siamo pronti per questa grandissima... Ci abbiamo già i concorrenti pronti, certo, dietro, già li vedo. Ma questa è una puntata speciale. Gente il mezzo, voilà. Ecco. Avanti, signora Rosa, musica! Musica. Faccio un balletto. È il balletto, ti ho detto che trovo da porca miseria. E allora, passi di qua perché allora. È il momento di scoprire questa puntata che avremo un surplus di giocatori. Un surplus? Perché cosa succede? Adesso tutti quanti vogliono giocare. Surplus. Tutti vengono a Pesce Azzurro certo. E quando facciamo la puntata e tutti vogliono giocare e tutti vogliono partecipare. Io anch'io. Fanno a cagnara, gli occhi neri, i morsi sedanti per giocare. E allora oggi abbiamo accontentato, abbiamo 50 persone. Pesate. In 20 minuti. Puntata sì. Fiume, Penin, Prato Giorni. E allora iniziamo subito con la prima concorrente di oggi, sì. Signora. Alla nostra, tolga la mascherina. Via la mascherina. Via la mascherina. Eccola. La accompagni venga, qui. Venga. La mette in tasca. La prima concorrente. Quella, metta una dove bellissima vuole. Signora. Come si chiama? Buonasera. Lucia. Lucia. Lucia, da dove arrivi? Da Pesaro. Da Pesaro. Da Pesaro. Da Pesaro, è certo. Quindi siamo in zona. Bene. Ecco. Cosa fai di bello, Lucia, tutta la vita? La pensionata. La pensionata? Bella, va bella, fa la pensionata. Mi danno lo stipendio senza lavorare. Ma hai lavorato. Dopo 40 anni. Dopo 40 anni mi sembra più che giusto avere uno stipendio. È più che va giusto. Si è sposata?
No, purtroppo adesso no. Non più? Non più. Come me, anche io. Potete girare insieme se volete, potete fare delle serate. Sì, sì, adesso ci sono tutti i locali. Voglio... facendo, potete andare a fare serata dopo. Sì, sì, de primpiello siamo, va bene. Dai, niente, giochiamo, cominciamo a giocare. Prego, sedetevi. Lucia, prego, Lucia. Siediti sul trono. Spieghiamo come funziona questo gioco. Allora, certo, signora, un attimo, allora funziona così: ci sono queste fantastiche pentole. Sì, ma ormai lo sanno come funziona. Non lo so, ma... le signore magari non lo sanno, noi ripetiamo sempre. Certo. Dentro una pentola ci sarà un piatto. Un piatto. Ma quello per vincere prima bisogna fare girare che cosa, signora? La slot machine. Prego, spieghi come funziona. Allora, gira questa slot machine, viene fuori uno dei piatti del pesce azzurro. Sì. Tu, Lucia, dopo devi scegliere una pentola e devi sperare che dentro la pentola ci sia il piatto che è uscito con la slot machine. Eh? Vogliamo andare È tutto avanti? Chiaro? Capone, quindi noi facciamo prima girare la slot machine. Allora, Lucia, al 3 diamo il via. Volevo dire che talmente tanto affollato lo studio, come vedi dietro abbiamo proprio i... i concorrenti che abbiamo i concorrenti dopo. Già caldi. Mi raccomando, salutate, voi mi si vede lì dietro, quindi fatevi vedere energetici. Ecco, ogni volta esaltate, ridite, applaudite. Va bene, allora, Lucia, al 3 diamo il via. Pronti? 1, 2, 3, vai con la slotta! Slot machine, desmo slot machine! Cosa esce con... Cosa è uscito? Qual è quella? La lisca! E quindi? Ha perso! Ha perso! Oh, Lucia! Signora! Che fortuna! Allora, quando esce la lisca, ahimè, che succede? Noi possiamo avere tante possibilità, ma se esce la lisca... E niente, non può manco... Niente, allora, niente, deve tornare qui la signora! Aspetta, venga, qua, qua! Non ha vinto niente, ma un premietto di consolazione. Un premietto di consolazione ce l'abbiamo! Un sughetto glielo diamo! Ecco, però deve fare una piccola penitenza. E che penitenza? Una piccola penitenza. E cosa deve fare? Adesso lei deve cantare una canzone, deve saperla. No, guarda, la voce non ce l'ho. Non importa. No, uguale, ma che piano accennata che e io devo indovinare il titolo? Lei deve diventare. Dai, prova, Lucia, dai, canta qualcosa. Azzurro! Azzurro di Adriano Celentano, è l'urga scritto da Paolo Conte, e hai vinto! Penso io, signore, ci penso io. Arriva un sughetto veloce. E vince un fantastico sughetto, bombole e ceci. Bombole e ceci. Beh, allora lì ci accomodi la Lucia che dopo la richiamiamo per il gioco finale. È stato indovinato, no. Lucia non deve andare via, deve stare qua. Aspettiamo. Perché poi verrà richiamata alla fine con tutti gli altri concorrenti. Prossimo concorrente, avanti, veloce, chiamiamo, concorrente. Eccola. Può prendere la borsa visto che non si fidava? No, la prende dopo. Questa freccia anche alla giacca stasera. Come ti chiami? Erminia, bel nome. Erminia, aveva una cugina che si chiamava Erminia. Era da San Costante, poi gita sta a Riccione e dopo rete morta perché era anziana. Comunque, saluto tutti i parenti di San Costanzo che ho a Riccione, bene. Allora Erminia, guarda, devi guardare là, okay. C'è scritto? Guardami. Dove c'è anche il puntino rosso. Allora Erminia, tu di dove sei? Di Pesaro. Dove stai a Pesaro? In che zona? Muraglia. A Muraglia. Ma diventerà famosa questa. Muraglia già è famosa, se vanno tutti a vaccinare laggiù. Lei dove ha fatto il vaccino? A Muraglia. La Lippo Rossini. A lei a Lippo Rossini, perché ne approfittate in città. Prima fa la spesa, poi gente fa il vaccino. Assolutamente. Non è che sono a caso queste scelte. Allora, Erminia, ecco fai di bello. So che c'hai un cane. So che c'è un cane. No, io non so, la mia amica. La tua amica c'ha un cagnolino, come si chiama quel cane? Come si chiama? Samancalia. Mila. È del Milan ste canne. Del Milan. Allora Erminia, accomodiamoci. A te il trono. Allora, perfetto. Allora Erminia, noi adesso al 3 mandiamo avanti la slot machine e speriamo che esca qualcosa. Vediamo se esce qualcosa che non si capisca. 1, 2, 3, vai con la slotta. La grigliata di pesce azzurro. Allora adesso Erminia, tu devi scegliere una delle 6 pentole qui del pesce azzurro e sperare che dentro ci sia la grigliata di pesce azzurro. Cosa vuoi scegliere? Qual è? Senigallia? Tu sei sicura che a Senigallia c'è la grigliata di pesce azzurro? Sei sicura? Dagli la grigliata. Sei sicura? La prendo? La prendo. Mettiamola qui. Madonna, quanto pesa sta grigliata? Sul baule potrebbe del pirata. Potrebbe esserci la grigliata, effettivamente. Sul baule del pirata azzurro. Ecco. Ho posto. Allora. Fantastica. Allora, adesso cominciamo a eliminare. Cosa vogliamo eliminare di queste 5 rimaste? Abbiamo Rimini, Cattolica e Vai, che sarebbe il nuovo ristorante. Il drive-in. Drive-in. E l'ultima che non la leggiamo da qua. Fano, eccola. Drive-in. Drive. Speriamo non ci sia la grigliata nel drive. Erminia, speramente. C'è questa suspense.
è sul color verdino. Verdino? Verdino. L'arcacciatrice di gatte, no? L'arcacciatrice di gatte, no. È verdino. Vedo del colore bianco. Bianco. C'è un pesce. Ci avevi trovato la salsiccia di maiale. È il pesce azzurro. Ebbene sì! Non ci sono i sardoncini! Bene. Ah, buono quello. Cos'è, signore? Lo sgombro faccio vedere qui in salsa di olive. Allora Erminio, il primo è andato bene. Beh, eliminiamone un altro. Lo giriamo e questo è andato. Allora, e vai, quello e verde. Vai. Quello verde. Così questo petto piccolino non ci saranno. Non ci saranno. Oddio. Adè, com'è la faccia? Sei sicura? Sei sicura? Lo apriamo. Lo apro! Apri tu, Erminio, guarda cosa c'è. Non ci sono i sardoncini, quindi sei ancora in gara. Falla vedere cos'è, quella è la gallinella mediterranea. Gallinella mediterranea. Alla Mediterranea, con le verdurine, buona. Eccola qua, giriamo. Andiamo avanti, Erminio. Il gioco si va. Volevo dirti che quando vuoi e te la senti, potresti anche cambiare pentola. Se tu dici... mi ispira più cattolica. Ma mi sa che gli butta tanto bene. Eliminiamo cattolica. Cattolica. La eliminiamo. Prima parola è quella decisiva. È quella decisiva. Speriamo bene. Erminia è convinta, eh? Com'è? C'è del pesce dentro. Vedi. Un piatto di gnocchi me li trova, dai, giù. C'è un color giallino. Oddio. Un pesce giallino. Una roba giallina. Com'è? Una purazza? Com'è? Giallino. C'è del colore rosso. Giallina e rosa. C'è del colore giallo. La pasta al sugo. È la pasta al sugo! Non è la pasta al sugo. Buoni. Sono gli strozzapreti alla pescatora. Strozzapreti alla pescatora, li facciamo vedere. Così vi viene anche quelli fame. Non guardate. Strozzano, ecco, solo i preti. Perfetto. Strozzano tutti, strozzano. Oh, dai che va bene, Erminia. Cosa manca? Manca Erminia, potresti arrivare al risultato finale. C'è Fano. Guarda Orimini. Un po', faccio una sfilata. C'è Fano, potresti scegliere. Sì, scelgo Fano. Sceglie Fano. Così. Così. Ci sono. Venga prima lei, perché questo ho preso. Vengo. Tu regge sto aspetto. Perché me l'ho preso. Lo devo aprire io? Guardi un po'. Fa vedere cosa c'è dentro. Qua che n'ha da trovare? Il sardoncino. E la fa tanta lunga. C'è la moretta, dai che andiamo avanti. Allora ancora, dai, siamo Erminia. In gioco. Allora Erminia. Siamo in gioco. Ne sono rimasti, cosa è rimasto? Rimini. E basta. O Senigallia. I sardoncini saranno qui o saranno qui? Oh. Qui. Sono qui. Sono lì. Sei convinto? No, signora. Sei convinta, sei convinta. Come andrà? Convinta. E quindi apriamo quello? Sì. Speriamo bene, perché veramente... Se ci hai preso, vero? Erminia, tu come fai la tua vita? Qua hai fatta? Pensionata. Ma prima come facevi? Ah, è artigiana. Una ditta di sedie. Due sedie? Sì. Dove l'avevi? Ma li trattano industriali, pesano. Pesano, brava. Lei, signora, sa tutto. Le sedie, pesano, è un po' l'industriale del mobile. Del mobile, effettivamente. La sedia è un mobile, effettivamente. E allora? Veniamo al gioco. Cosa ci sarà? Lo prendo qua e lo metto qua. Allora, attenzione. Alziamo insieme in contemporanea. Non vuoi cambiare? Sei sicura? Non vuoi cambiare? Aspetti. Allora, mi suona il telefono. Mi suona il telefono un attimino. Quel matto di Pagnini. Eccolo. Che ogni tanto telefona. Buonasera, Santinelli. Buonasera. Sempre io, Terenzio Pagnini, organizzatore di eventi spettacolari. Pagnini! Organizzatore di eventi spettacolari di Pisano. Sì, dica. C'è la signora Rasa lì? È qua. Me la passa, per favore? Adesso gliela passo, aspetta. Chi è? Pronto? Signora Rasa? Sì. Come sta? Bene, grazie. Senta, volevo proporle una cosa. Mi dica. Io sto organizzando la corsa del fagiano di Colbordolo. Vuole venire a partecipare? E come si fa sta roba? Ah, è facile. Bisogna trasportare un fagiano per 2,5 km sulle poggia. Ma quanto è cascata la linea? Ma vedete, ci lo provo. Pagnini! Stefagiano con pietra. Niente, non ci ha detto niente. Ne so? Questa chiamata per di sta stupidaggine. E va bene, allora apriamo la pentola. Vediamo cos'è. Siamo arrivati.
Erminia, vieni qua. Noi dobbiamo, vieni qua, Erminia. Dobbiamo sperare che vieni tu, qua, Erminia. Allora. Dobbiamo sperare che tu ci sia, abbiamo detto, la grigliata. Sì, la grigliata. In contemporanea, la signora Rosa apre la pentola là e tu, Erminia, apri qua. Pronta? Metti la mano qui sopra al 3. 1, 2, 3. Su. Chi ha vinto? Ha vinto, Erminia! Erminia! Ha vinto, Erminia! Ha vinto, Erminia! Oh, Erminia proprio è tutta d'un pezzo. Grandissima, Erminia! Era convinta. E che cosa vince? Convince. E che cosa vince? Ah, beh, bel premio. Erminia. Ecco qua. Allora, allora, tu vinci. E adesso, aspetta. Adesso. Allora, arrivo. Dai, e vince. Quanto fa lunga. Due vassoi. Due vassoi del pesce azzurro sono vuoti, ma qui ci sono due buoni. Due buoni. Tu con questi due buoni, la prossima volta, vai e ritiri due pasti interi del pesce azzurro al massimo del budget. Bene! Ok, allora, vai pure con i due vassoi. Adesso, più di vassoi, dopo lasciai la casa, te fai dai buoni. Vai, vieni qua, Erminia, Erminia! Erminia! Vedutala! Prendi la borsa, giustamente. Io prendo subito un altro concorrente, ma che infine... Avanti, pia la, pia la borsa, ha preso la borsa di un altro. Dove va? Sì, sì. Ecco, non scappiate, non scappate. Prossima concorrente. Vai, faccia togliere il cappottino, faccia vedere come è vestita la signora. Dottoretta, si ha freddo. La trasmissione va avanti perché abbiamo tantissimi concorrenti. Adesso abbiamo un altro fantastico concorrente che è con noi. Un applauso. Un'altra bellissima signora. Silenzio, scusate. Sì, c'è qui c'è. Abbiamo 150 concorrenti qua dentro. Abbiamo. Allora, sono venuto fuori! Allora. Signore, come si chiama? Si chiama Paola. Paola? Ecco. E lì dove è lei? Pesaro. Ah, tutti a Pesaro? Tutti di Pesaro. Qui la provincia è Pesaro. Certo, quel pesce azzurro, signora, richiamano. Cosa fa di bello Paola? Nella adesso faccio la pensionata. Beh, prima cosa faceva? Prima facevo l'impiegata. L'impiegata? Postale. Alle poste? Alle poste. Beh, dove era? In centro, alle poste? Un po' in centro, un po' in periferia. Insomma, come me, io ho fatto allo sportello. Io ho fatto la bidella. Signora Rosa, un po' di dica che deve guardare, dove devi guardare? Vai da vedi, vedi che il puntino rosso. Ah, ecco, tu guardi, che ti vedono tutti a casa, dico, ma guarda quanto è bella la Paola in televisione. Bene, giochiamo subito. Subito giochiamo. Dobbiamo... Allora, mentre voi vi accomodate, quindi di fare una chiacchierata. Qua, Paola. Io mi occupo dello smistamento dei piatti. Paola, allora. Bene. E cosa facevi alle porte? Niente. Stavo allo sportello. Allo sportello. C'è i bollettini. C'era da smagonare, Mamma mia. C'è certa gente le volte, insomma, cosa vai a fare alle porte se non capisci niente? Almeno l'ABC, voglio dire. Lì una volta sono capitata alle poste, c'era uno che voleva comprare un net di pan grattata alle poste. E dico, lascia pure. Via, siamo pronti. Paola, al 3 mandiamo la slot machine. 1, 2, 3, vai. Vediamo cosa esce. Oh. Il pesce azzurro! Il pesce azzurro, Paola ha vinto! Comoda, così tranquilla, ha visto? Andiamo al centro. Allora, venite, vieni Paola. E cosa vince lei? Deve scegliere anche lei? Cosa vince? Puoi scegliere tra... Un cofanetto. Ami più bere o mangiare? Cosa preferisci? Tu bere o mangiare? Mangiare. Allora conviene che prendi, c'è in premio un cofanetto con 6 sughi pronti del pesce azzurro. O se no in alternativa c'è una bottiglia di Moretta. Con i bicchierini con anche. Sei sughi pronti. Sei sughi pronti fa sempre comodo. E allora andiamo con 6 sughi pronti. Perché quando tu vai in pensione e non più voglia di fare niente. Hai ragione. Paola, hai vinto. Sei bellissimi sughi pronti del pesce azzurro. Un applauso per Paola, grande vicina. Aspetta Paola. Sta borsa non te la prendi nessuno. Prendila la roba. Vai là, a posto. Eccola. La borsa di Paola e il cappotto di Paola. Tutta la roba di Paola. Ma tanto ritorna qua, dove va signore? Guarda questa. Ecco allora, Paola. La trasmissione non è finita, continua, perché ancora abbiamo la possibilità di elargire premi a tutto il pesce azzurro, tutti quelli che sono venuti oggi a mangiare il pesce azzurro, 300 persone. Avanti il prossimo concorrente. Ecco, finalmente c'è un uomo, è tutte donne. Perché le donne, vedi, mangiano il pesce, quindi sono più longevi. È un uomo, anche a me lo. Giusta, miseria. Come ti chiami? Stefano, da dove sei te? Indovina? Di Pesaro. No? Tutti di Pesaro qua, com'è? Cosa fai di bello? Tu lavori ancora, se mi dica sei in pensione perché... Io faccio il bagnino.
Che bello! A che bagni? Dai, dicendo dove fai? Sottomonte. Sottomonte. Stefano, guarda là, guarda pure là. Sottomonte, che sarebbe da Pesaro andando verso il fosso. Bravo. Giusto. E che bagni sono? Bagni 78. Bagni 78. Parafly quindi... Beach. Parafly Beach. Facciamo un po' di pubblicità. Gì tutti a bagni 78, che c'è Stefano, vi salva se vi affogate. Signora, lei può andare a trovare quest'estate, fare un bel bagno lì. Io perché vado con le amiche mie, siccome c'è l'acqua bassa, la Nugin, una mande qua, una mande la schiena, una mande la panza e camminando. Era un baltapanza perché? Perché per reggia sullo scomodo, va bene. Allora, seduto. Giochiamo con Stefano. Pronti, vieni, Stefano. Siediti, Stefano. E allora? Allora, Stefano da Pesaro. Il gioco l'avrà capito. L'avrà capito, Stefano. Sì. Allora, tre, sloppa scene. Un, due, tre, vai. Avanti. La moretta. Ha trovato la moretta e lui deve... la moretta. Deve sperare di trovare la moretta nella pentola che sceglierà. Dove sarà la moretta? Cosa a Senigallia, a Cattolica, nel ristorante e vai, il a prossimo Fano. Ristorante che aprirà del pesce azzurro, a Fano, a Rimini o al Drive. Scegli una pentola. Concentrati. Cattolica. Piace cattolica. Va molto cattolica. Noi mettiamo cattolica qua. E speriamo che qui ci sia la moretta. È abbastanza leggera. Potrebbe esserci una moretta, mentre di là ci potrebbero essere delle cose molto pesanti. Adesso cominciamo a eliminare. Adesso vediamo un po', scegli un po' cosa vorresti eliminare nel tuo gioco. Fano. Silenzio, per favore. Allora, avanti. Fano. Eliminiamo Fano. Speriamo non ci sia la moretta, perché sennò qua... Allora? Su spance! C'è roba da mania! Non c'è la moretta! Le vongole. E allora andiamo avanti, bene, sei le partito la grande con le vongole! Vai, eliminiamo un altro. Cosa eliminiamo? Senigallia, subito via così. Lui elimina tutte quelle la provincia di Ancona, subito via. Non le piace. E non gli piace. C'è roba da mania! Ale, signora, cosa sono questi? E quelli sono gli strozzapreti alla pescatora. Strozzapreti alla pescatora, ecco qua li eliminiamo. Ma chi fa moretta? Non c'è niente. Cos'altro eliminiamo? Ti ricordo, Stefano, che in qualsiasi momento tu potresti cambiare pentola se vuoi. Ecco. Vediamo dopo. Lui è un temerario. È un temerario, Stefano, è uno che piace fa il rischio. Bagnino, cosa c'è di là da salvare? Allora, qui abbiamo, ti sposto le pentole, che Rimini, un ostacolo, abbiamo Rimini e abbiamo Drive. Il Drive. Quello. Col guardi prima tu. Stefano, sei sicuro? Lo apriamo? Sì. Sei convinto? Va bene. Ancora c'è roba da bagnare! Ma Stefano, ma che c'hai? Ma che fai? Gallinella alla Mediterranea, buona! Vedi Stefano? Vai, Stefano, che qui facciamo filotto. Allora, o Rimini e adesso comincia a esserci un qualche cosa, eh? Away. Detto anche e vai, pian carrel e vai. Sei sicuro? Tanto. Quello verde, proprio quello verde. Il verde è speranza. Sei sicuro? Speriamo bene, Stefano. C'è una telefonata. Arriva la telefonata dei pagnini. È la capo della linea. Eccolo. Signora Rosa, ancora lì? Sì, è qua, ancora? Prego. Signora Rosa, ci viene a fare questa cosa di facciamo di codordolo? Ancora? No, è facile. Ecco. Vabbè, faccia come vuole. No, non c'è. Allora, io però principalmente ho chiamato perché devo offrire al concorrente un cambio, se vuole. Ma c'ha pressa, Stefano. Gli taglio la pentola e noi vediamo, mi voglio rovinare, tre sughi di pesce buonissimi. Tre sughi? Vabbè, questa è la mia proposta. Fate voi. Arrivederci. Stefano, qui c'è la proposta della Rosa. Ma attenzione. C'era di Pagnini, scusa. C'aveva la pipitola addosso. Parlava come un topolino. Com'è? Parlava veloce. Veloce. Aveva fretta. Allora, Stefano, pensaci bene. Ti offre tre vasetti in cambio di quella. Della pentola. Potresti incassare tre vasetti. Pagnini di oppure pera, rischiare. A me piace il rischio. Ti piace rischiare? Piace il rischio. Ti piace rischiare, sei sicuro? Sì, il rischio. Fino alla fine. Aspetti che sento un rumore dal porto. Signora, guardi là che sta arrivando il bastimento. Arriva la nebbia? Guardi di là che arriva il bastimento. Faccia vedere Stefano di là, faccia guardare. Stefano, non è da guardare, non lo so perché. Stefano, come fai? Sei sposato tu? Divorziato, separato ancora. Il divorzio sto aspettando con ansia. Con ansia, com'è? Niente, ci sta male, insomma. C'è figli?
la figlia. E lì ho come l'ha presa. Ci siamo. Stefano. Poi fatto. Che è successo? Mi è cambiata la padella. Non si sa. Gli hai cambiato. Potrei aver cambiato come non aver cambiato, qui il gioco è sempre molto complicato, lo sappiamo. Tu lo aveva scelto le vai e tu gli hai cambiato la No, assolutamente no. Ah. E adesso? Quindi come? Adesso sta Stefano, è successo che è arrivata la nebbia di colpo. Ma ci vogliamo farci parlare? Quindi... Si è arrivato il nautofono, ha annunciato la nebbia. Stefano, che facciamo? Cosa? No, perché ha scelto quello? Non lo so, qui il gioco è molto complicato. Vuoi andare avanti, ci vuole una strategia. Adesso? Dai, Luca, e io non devo decidere, io devo scegliere Stefano. Stefano, cosa vuol fare? Quale altra pentola vuoi aprire? Di un po', sempre le vai, andiamo con le vai. E vai o Rimini? E vai o Rimini? Devo avanti, vado avanti con le vai? Vado al cambio con Rimini? Con Rimini, pensate. Dai, Rimini, dai, Rimini. Sei sicuro? Rischio, sì, dai. Rischia con Rimini, spera a me. Signor Rosa, lo vuoi consigliare? Cosa devo consigliare? Ma lui va dritto come un... Come un schioppettata. E allora? Cosa c'è? Ci pensi bene. È arrivata la nebbia per un motivo. E il motivo poteva essere a suo favore, ma invece... E quindi ha perso. Ha perso. Qua c'era, ma chi? Ahimè, il gioco è così, si vince, si perde, si potrebbe vincere, si potrebbe perdere. Niente, potevi vincere tre vasetti che ti aveva offerto il signor Pagnini, e invece... Gli diamo un vasetto. E invece però, vincerà un vasetto. Dai un vasetto, dai. Cosa gli do su? Anche il pesce spada. Ma buono. Uno spade melanzane. Spade melanzane, va bene, dai. Andate bene. Stefano, prego, avanti, avanti. Allora, avanti. L'ultima concorrente della giornata. L'ultima concorrente di oggi. E chiudiamo in bellezza, guarda che bellezza. Madonna, che eleganza. Guarda. Da dove verrà? Da Fosso Sombrone. Pesaro, viene da Pesaro anche questa, no? E viene da Pesaro! C'è stato oggi, c'è stato un pullman da Pesaro. Sì, li ho portati tutti io. Brava! Tu ti chiami? Paola. Paola, vedi, di Pesaro, cosa fai nella vita? La pensionata. No, non è... la Marianna. Non volevo fare tutta figura, tutte le pensionate. C'è l'applauso, pensionato. Papà del fatto col diavolo, ma che pensionata avrà 30 anni. Ci grazie, magari. E quindi come fai, lavori? No, l'insegnante, sì, lavoro. Cosa insegni? Sono all'infanzia, quindi bambini 3-6 anni l'età. Insegni insomma a cambiare il pannolino, a piaccia, no. C'ha il pistolino, il corte, del vasetto, perché quando è piccoli, oh ragazzi, come i can, tocca portare fuori a fare i bisogni. Anche lei signora lavora nell'ambito scolastico, ci no? Ho fatto la bidella tanti anni, ci ho avuto da fare, parlo per cognizione da causa. Ecco, quindi sì, si preoccupa che sin da piccoli riescano... Anda a prendere la tazza, perché dopo la venda pure loro, quel mollaticcio che c'è in giro. Perché, non so, lei ha fatto la bidella in qualche... Dappertutto, dai, per dare un'altra volta. Andiamo avanti con la palla. Ma che il tempo stringe, oggi in tanti concorrenti. Allora, niente, leggi giocare alla Paola. Come no? Vieni, giochiamo Paola. Con la Paola, questa, grande Paola. Lei parli un attimo con la Paola mentre io allora, faccio un cambio. Allora, lavori con i bambini piccoli? Sì. Dell'asilo? Sì. Dai 3-6 anni, sì. 3-6 anni. E quelli, siete voi, gli insegnanti dell'asilo sono importantissimi perché gli danno, come si dice, l'imprint, si dice a col Moe. L'impronta i danni, insomma. Pronti? Allora, siamo pronti per giocare. C'è sempre molto movimento in questi studi. Signora, sono pieni di gente che viene, sì, che va. Chi vince, chi ma perde. Noi andiamo avanti e facciamo giocare subito la Paola come? Al 3, ma andiamo avanti la slot faccia machine. Faccia dare a Paola l'ok. 1, 2, 3, vai! Slot machine! Vediamo cosa esce. Oh, il pesce azzurro! E Paola vince! Senta come gli applausi suonano all'interno di questa. Tutta la gente per fuori. La migliore insegnante dell'infanzia. Senta. Allora, quindi lei deve scegliere tra 6 sughi o una bottiglia di moretta. Allora, dipende se vuoi bere e per i prossimi 6 mesi, perché devi mettere la moretta dentro, certo. Dentro il caffè, voglio dire. Ogni tanto un po' di moretta del caffè quando è a scuola ci vuole. Veramente. Allora, la mattina parti subito con la moretta, trac, ma tu parti già la moretta già bevuta. I pescatori come facevano? I pescatori la mattina prima di partire. Sì, ma loro i pescatori porette avevano già fatica in mezzo al mare. Lei fatica in un mare da fiori, che è la vera, Paola, scegli a te la scelta. Moretta, i sughi? È dura la scelta. Noi non ti giudichiamo se scegli la moretta. Noi la giudichiamo. Non lo diciamo nemmeno ai tuoi alunni. La comprendiamo. Allora, fuori dall'orario scolastico la moretta. Scegli la moretta! Ma guarda!
guarda cosa ti sopra che ti aspetta. Ma non è una sola moretta, è una confezione con tanto di bicchierini. Paola, guarda un po' che bella. Grazie. Vince Paola! Rush finale, tutti concorrenti qua. Qua. E io e Cappotti, via le mascherine, ma anche con Cappotti, via con Cappotti e tutto, via, avanti, hanno freddo. Forza, perché siamo all'aperto, signora. Siamo all'aperto. Siamo nell'acquario. Siamo con l'aria condizionata che si gela. Ci abbiamo l'acqua del mare che viene. Venite avanti, tutti. Avanti. Venite tutti qua, concorrenti. Allora, prego, avanti, venite. Guarda, ha perso gli orecchini. Un macello è successo. Tutti, dai. Ci stiamo tutti? Aspetta, sì. Poi ci stringiamo così. Sì. Ok, a posto. Allora, adesso a turno dovete riuscire a indovinare il peso totale mio, suo e degli altri due conduttori del programma. Siamo in quattro, dovete indovinare il peso totale. Cominciamo da Paola. 315. No! No, di più. Stefano. 345. No! No, di meno. Lucia, no, cosa chiama? È Marco più. 333. No! No, di più. Erminia, 315. No! No, di più. 343. No, no, di meno. Mi dispiace. Per poco, però. E allora, poco. Voi avete già mangiato? Sì. Noi, ahimè, no. Antonella, Antonella, vieni qua, mettiamoci qua, signora. Oh, vieni qua, Antonella. Grazie di aver partecipato. Vieni, vieni Antonella. Qua, Antonella. Oh, ecco qua. Rimanete pure lì. E allora, noi mangiamo. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossimamente. Prossima. Salutiamo anche i nostri concorrenti che ci salutano. Cioè, guarda, c'è di anche vicini. Arriva la gente che si. Buona cena a tutti, noi cominciamo a mangiare. Sì, io vado con le cozze. Io Grazie Antonella. Cosa c'è da mangiare, fritta? Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, era avanzato. I mangerò prima dei gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.